Ciao, sono qui da Radio Birichina per un'altra puntata del podcast Domande filosofiche per adulti strani. Non so se l'ho già detto, siamo su Radio Birichina e io sono Ettore e adesso possiamo cominciare. Oh, Ettore, ma ti dimentichi di me? Ah sì, lui è Gabriel, però mi sono dimenticato di dirti che siamo nella scuola Leone Fontana dell'Istituto Espressivo di una strada, nell'aula lettura, e questa è la quarta. Ma questo lo sai. Allora, adesso possiamo cominciare. Ok. Buongiorno, come ti chiami? Francesca. Possiamo sapere la tua età? Certo, ho 45 anni. Che lavoro fai oggi? Adesso, nello specifico, mi occupo di adozioni. Aiuto i genitori che vorrebbero diventare genitori ad accogliere un bimbo che è nato in un paese straniero che non ha genitori. Un bel lavoro, dai. Grazie, sì, anche a me piace molto. È il lavoro che sognavi di fare da piccola? Da piccola no, ma quando ero più giovane sì. Hai ancora un sogno nel cassetto? Oh sì, ne ho tantissimi. Cioè, puoi dire uno o due sogni di questi, se vuoi. Dunque, un sogno nel cassetto che mi piacerebbe realizzare presto è poter avere una casa, magari in un posto bello, in montagna, dove poter andare sia d'estate che d'inverno con la mia famiglia e passare dei momenti felici tutti insieme. Tu intendi avere un'altra casa, sì, in un posto diverso, perché la casa immagino che tu ce l'hai. Sì, esatto, una casa qui a Torino. Perché non mi era venuto molto chiaro. Ma gli adulti sognano ancora? Certo, almeno io sogno ancora. Spero che anche tutti gli altri adulti sognino ancora. Oggi ti senti libero come quando eri bambino? Oggi mi sento libera in maniera diversa, perché adesso che sono grande posso scegliere di più, posso decidere la mia strada. Ho imparato tante cose in questi anni attraverso l'esperienza e quindi in qualche modo sono libera, ma in maniera diversa. Quando ero piccola ero libera di fare altre cose, oggi sono libera di decidere la mia strada. Per te cos'è la libertà? La libertà è la possibilità di essere sempre fedeli a se stessi, okay, di avere dei sogni e decidere di portarli avanti. Che cos'è la rabbia per te? La rabbia per me è un'emozione fortissima, fortissima, che a volte fa tanta tanta paura, ma se ci fermiamo, facciamo un respiro, almeno io faccio così, possiamo provare a capire come usarla, a che cosa ci serve e perché ci siamo arrabbiati così tanto. Magari scopriamo che ci vengono delle idee nuove per trasformare quella rabbia in qualcosa che ci sia utile. È sempre negativa? No, non è sempre negativa. A volte, anzi, magari uno si arrabbia perché c'è un'ingiustizia e la vorrebbe cambiare. Qual è il segreto dell'amore e dell'amicizia? Il segreto dell'amore e dell'amicizia. Questa è una domanda molto difficile che richiederebbe una risposta molto lunga, però cerco di essere breve. Sì, perché sennò siamo qua tutto il pomeriggio. Allora, io credo che il segreto dell'amore e dell'amicizia sia essere sempre sinceri con la persona che abbiamo davanti, con i nostri amici o con le persone che amiamo in generale. Sinceri rispetto a chi siamo, comportarci sempre per come ci verrebbe di fare, spontanei, ma anche sinceri nel dire sempre la verità, anche quando a volte fa un po' male o è un po' scomoda. E invece c'è differenza tra amore e amicizia? Beh, agli amici si vuole bene, quindi è una forma di amore, però ci sono tanti tipi di amore. C'è l'amore per la persona di cui siamo innamorati, c'è l'amore per i propri figli, c'è l'amore per i propri amici, quindi c'è differenza perché in qualche modo l'amicizia è un tipo di amore un pochino più sfumato rispetto magari all'innamoramento che ti prende per qualcuno per cui proprio perdi completamente la testa. Adesso ti faccio una domanda un po' triste. Oh. Cosa pensi quando ti viene in mente la morte? Oh sì, è una domanda molto triste. Divento triste, ecco che cosa penso. Beh, quando mi viene in mente la morte, mi viene in mente qualcosa che finisce. E che a volte uno non si spiega perché sia finito e non avrebbe voluto che finisse. Però anche la morte
in qualche modo forse non è proprio una fine, se ci si pensa. In fondo le persone che muoiono rimangono sempre con noi, nei ricordi, nelle parole, nei racconti, nelle cose che ci dicevano, nelle cose che ci hanno insegnato, nel nostro cuore. E quindi in qualche modo sì, magari finisce quello che si vede, ma non finisce la cosa più importante, che è quello che non si vede, il legame che c'era con questa persona. Dopo queste 7 domande ti chiedo l'ultima, che è, ci puoi dire qual è il segreto della felicità, se lo sai? In realtà lo sto cercando anch'io, il segreto della felicità, e forse il segreto è usare la propria vita per cercare di capire che cos'è che ci rende felici e cercare di arrivare dove vogliamo arrivare per essere felici. Credo che la felicità sia un sentimento, un'emozione, ma anche la possibilità di mettersi sempre dei traguardi, sempre degli obiettivi e lavorare per realizzarli, e quando si realizzano si sente questa felicità, ma anche godere del viaggio per arrivare a realizzare i propri sogni. Questo credo che sia. Secondo me è giusto, ma non posso darti ragione, ma neanche torto, perché noi vogliamo sapere delle cose dai grandi che pensavamo che potreste voi sapere, quindi non vi possiamo dare torto, neanche ragione, perché non sappiamo se è giusto o sbagliato. Beh, è giusto, mi sembra giusto. Comunque, da Radio Birichino è tutto, grazie per essere venuta qua e speriamo di rivederti presto. Grazie a voi. Ciao. Ciao. Ciao.